Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo qui nel regno dei funghi del passato e con il nostro ritrovamento dei baby Mario e Luigi. Quindi infiltriamoci sempre più nel castello di piccolo Bowser, perché Bowser Jr. non è la denominazione giusta, diciamo. Bowser Jr. è il figlio di Bowser, lui è Bowser Baby. Entriamo dentro. Oh, state tutti bene, evviva! Mario, Luigi, è la breccia temporale, avanti a tutto gas! Allora entro prima io. A pippa tutto armato. A pippa tutto. Prego, mi sta dicendo che vuole che salti in quel buco. Mai poi mai. Non crederà certo che metterò la principessa in un simile pericolo. Andiamo, dobbiamo tornare nel nostro tempo. Questo cifrullo ci sta solo facendo perdere tempo. Lei, screanzato! Come osa, e comunque si dice citrullo. Let's go. Ui. Oh yeah. Vado anch'io. Quel maleducato! Fermi! Ah, non posso esimermi dal dirvelo! I citrulli siete voi, tornate qui all'istante! Ah! Castello di Peach, il presente! Pam 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 parere. Niente oggetti qui. Ah, ecco cosa serviva questa stanza vuota. Eccoci qua, siamo tornati al nostro tempo. Andiamo subito dal professore. Se non sapete dove trovarlo, vi basta guardare lo schermo superiore. Mi seguite? Facile. Allora. Posso già invece andare nel negozio? No, è ancora chiuso. Professore! Oh, ehi, siete arrivati? Ciao. Baligiotto mi ha anticipato che avreste portato dei bambini in questa epoca. Ma che strano, uno è rosso e l'altro verde. Sono esterefatto. Anche se potrebbero forse portare i vestiti di un altro colore. Certo che è strano vedere Mario e Luigi se avevi Mario e avevi Luigi. Professore, le devo informare che il regno dei funghi del passato è nei guai severissimi. Severioli. Ah, è vero. Quei mostri degli shroom hanno preso la principessa. Dobbiamo fare qualcosa, povera principessa. Professore, dimenticavo. Guardi cosa abbiamo trovato al castello di Bowser nel passato. Ah. Purtroppo il mio database non contiene informazioni su questo oggetto. Perbacco! È un pezzo della sella cobalto, il carburante della mia macchina. Era nel castello di Bowser. E chi l'ha ridotta in mille pezzi? Eh? Per la miseria! Il pezzo della sella cobalto sta facendo impazzire il mostro! Vieni qui. Cinque, cinque, cinque. Forse. Sì, è così. Credo che ci sia un legame tra la stella cobalto e gli Shroob. Forse raccogliendo altri pezzi della stella cobalto troveremo il modo per sconfiggere gli Shroob. Forse. E come vi ho detto in primo episodio, io non capisco come fa il professore a non sapere il contenuto della stella cobalto e, andando più avanti appunto nel gioco, sappiamo che Peach sa cosa c'è nella stella cobalto e ancora mi chiedo come cazzo ha fatto a... A meno che il professore abbia usato il carburante senza dire niente a nessuno, senza dare conto di niente a nessuno, non ha senso che Peach gliel'abbia permessa di usarla. Mario, devi farcela, trovi gli altri pezzi della stella e salva la principessa. Va bene, come se tanto non fosse una novità. Puff, 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 puff. Ecco qua, ho aperto un altro varco temporale. Vieni con me. Questa scossa era anormale. Scommetto che si è aperta una nuova breccia temporale. Il nostro pezzo di stella cobalto sta reagendo con quelli rimasti nel passato. Ragazzi, andate a cercare gli altri pezzi della stella cobalto. Ah, a proposito, se volete vedere quanti pezzi di stella cobalto avete trovato, aprite il valigiotto e date un'occhiata al suo interno. Le trovate qui.
Questo schermo mostra quanti pezzi avete trovato fino ad ora. Forse usando la nuova breccia temporale troverete altri pezzi della stella. Perché non provate a tornare nel regno dei funghi del passato? Aspettate, prima di andare ho qualcosa per voi. È una tessera, uno strumento che vi renderà più forti. Premete start per dare un'occhiata dentro valigiotto. Wow, adesso ti parlo delle tessere. Sai, io adoro le tessere. Sposta l'Ingrandius su, qui e premi la. Ora scegli le tessere e premi la. Queste sono le tessere che hai ottenuto fino ad ora. Scegli la salvatessere, se poi non ti hai troppo disturbo premi la. A chi la mettiamo? Avrai qualche possibilità di recuperare degli strumenti usati durante la lotta. La tessera funziona solo se la persona che la porta, quindi mi raccomando, pensa bene a chi darla. Scegli chi dare la tessera e poi premi la. Andiamo su Mario. Fantastiglioso, hai equipaggiato la tessera. Vedi quel simbolo alla sinistra del nome della tessera, lo vedi? Lei maiuscola per i due adulti, lei minuscola per i due bambini. Entrambe hanno lo stesso significato, equipaggiata. Perché siano in qualche utilità, tessere e vestiti devono essere equipaggiati. Ma va? Quindi se ottieni degli oggetti equipaggiabili, usali come ti ho spiegato. Bene, per ora è tutto, avanti è tutto gas. Premi B o start. Dun dun dun. Pam 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 pam. Ok, io continuo a studiare il mostro alieno, voi pensate al resto. Ah, tra l'altro hanno appena aperto il negozio fungo dalla est del castello. Potete fare rifornimento di strumenti e quant'altro prima di tornare al passato. Perfetto, che era esattamente quello che volevo. Ah, ma qua c'è un blocco che non avevo visto. Ottimo, con una moneta. Allora, il negozio, andiamo prima a questo qua delle tessere. Benvenuti al negozio fungo, volete degli equipaggiamenti? Certo, siamo qui per quello. Allora, vediamo i vestiti. Abbiamo la tuta college e i jeans ruvidi. Portano irritazione se messi per troppo tempo, eh beh, allora. Sono tutte e due jeans difensivi, eh. Vediamo invece le tessere. Abbiamo la tessera fungo. Perdi pochissime monete se fuggi da una lottera. Tessera semplifica l'uso degli strumenti fratelli. In realtà non sarebbe male. Diventi invulnerabile ai cambiamenti di stato. Potrebbe... Alleo testi strumenti infiniti ma meno potenti per i principianti. Questa in realtà sai cosa, sui bambini non è neanche terribile. Se poi sei bravo che riesci a fare le combo infinite, che non è il mio caso, beh. Io punterei per il momento a queste due. Farei le due vigore a Mario e Luigi. Mentre queste facili facciamo ai due bambini. Ecco fatto. Niente di troppo esagerato, per carità, però già qualcosa. E abbiamo ancora dei soldi, facciamo anche due pantaloni a Mario e a Luigi. Non li prende i bimbi perché uno non abbiamo più soldi e due in questo momento sono più concentrato sui due adulti che sono alla fine la parte centrale del gameplay che sui bimbi che sono la parte a parte. E andiamo nella prossima breccia temporale che si trova proprio qui. Qui ci sono altre due X che dobbiamo prendere più avanti. Entriamo. Fui 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 fui. Non mi ricordo dov'è che finiamo adesso se non... Mostro! Forse finiamo nella foresta. Ma è lei! Quella bambina che ha in braccio la principessa, non è vero? Sì, è indietro! Non è autorizzato ad avvicinarsi a Sua Altezza Reale! Il viaggio del tempo l'ha fatta tornare piccola piccola! È per questo che lo contrario a questo macchinario infernale! Infernale! Aiuto! Aiuto! Principessa! Mostro! Qualcuno mi aiuti! C'è nessuno qui! Principessa! Tra l'altro ho appena notato che i... Le macchie sul fungo di Maestro Todd, quando era più giovane, erano molto più grandi. Da vecchio si sono rimpicciolite. La foresta Toddwood, ok, mi ricordavo bene. Fui, 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 fui. Eccoci arrivati. Allora. Nella foresta ci sono tanti alberi. E ci sono anche dei funghi Yoshi. Abbiamo appena trovato i fiori di fuoco. Allora, due funghi. Vediamo, qua c'è... Aiuto! Dei tronchi cavi in cui lanciare i bimbi. Cosa che ovviamente... Facciamo uno perché, come ho già detto... Così li livelliamo. Due anche perché, ehi... Non si lascia indietro nessuno, no? Tac, toc, tac...
toc, tac. Gli facciamo però veramente poco di danno. Non mi ricordo se è perché stiamo usando i bimbi o perché questi hanno un'ottima difesa al guscio. No, mancato. Ecco, fatto. Come ho detto, voglio puntare a livellare tutti quanti. I bimbi, se riusciamo a portarli a dei buoni livelli, tanto di guadagnato, credetemi. Tanto di guadagnato perché appunto i bimbi sono la parte più indifesa del gruppo, giustamente uno direbbe. Oh, aspetta, pensavo... ecco. Di qua... Mario! Ok, che se non sbaglio sti cosi poi spariscono una certa. Venite qui, ottimo. Lanciamoli dentro. Ok. Ecco qua, altre 100 monete. Potremmo già tornare nel villaggio giusto per recuperare qualche strumento, ma non ci serve. Cioè, in realtà, ni. Cioè, come ho detto, Partners in Time è l'unico capitolo. Mario. Sì. Chi è? Tu hai sentito qualcosa? Mario. Chi è? Aiuto, signor Mario! Signor Mario! Mi chiamo Teodorica. Ero sulla macchina del tempo con la principessa Peach. Appena arrivati in questo tempo siamo stati attaccati da dei feroci alieni, gli Shroob. Sono usciti dal nulla. Aspetta. Cambio scena. Prospettiva sul passato. Oh! Oh, per tutti i funghetti! Cos'è successo? Siamo alieni, siamo viola, siamo cattivi. Siamo gli Shroob. Chi sei? Ho i poteri! La principessa Peach è stata rapita dagli Shroob. Io sono stata catturata dagli alberi di questa foresta. Gli alberi stanno risucchiando la nostra energia, la nostra linfa. La linfa scorre attraverso le radici degli alberi, del sottosuolo. Gli Shroob la raccolgono al laboratorio linfa nel cuore della foresta. Sembra che la nostra linfa venga trasformata al laboratorio linfa. Viene mischiata con sostanze chimiche e diventa carburante per gli UFO dei Shroob. Ehi, hai fatto il pieno? No, andiamo. Mario, devi andare al laboratorio linfa, è importantissimo. In quel luogo orribile c'è un pezzo della stella Cobaldo, ne sono sicura. E tu che ne sai? La stella Cobaldo è la principessa Peach. Questa sta parlando troppo, colpitela! Ah, cacchio! Aiuto! Devo scappare, aiuto, aiuto, aiuto! Aia! Uff, sono un fungo. Aiuto, Mario! Mamma mia! Mamma mia! I pezzi trovate... Trovato, rotito! Ok. Te avevo detto che dovevamo stare a casa. Va bene. Allora, vediamo qua sotto. Ecco qua, altre 100 monete. E un super fungo. Ok, i super funghi non si buttano mai via. Venite con me, bimbi. E dove si prosegue? Di qua, perfetto. Allora. Le mie linfa. Aspetta. Ah, speravo di riuscire a saltargli in testa. Uno e due. Speravo di ucciderlo. Andata come doveva. Preso in pieno. Vieni qui che ti ammazzo. Allora, tu colpisci questo qui. Uno e due. Ah, speravo di ucciderlo. Uno e due. Dovremmo riuscire ad ucciderlo adesso. Param pam param pam param. Nessuno sale di livello? Yes, bravo Gigi. A cosa puntiamo, Gigi? L'attacco? Vediamo la difesa. No, andiamo di nuovo di velocità? No, andiamo di attacco. Cazzo, che soddisfazione! Maledizione, che bello quando riusciamo a prendere i numeri alti. Cazzo. Difesa? No, attacco. No, attacco l'abbiamo fatto prima.
Ah, ci ho sperato almeno nel 3, dannazione. Vediamo, Gigi, Luigi. Ma cacchio, coi bimbi è andata male questo giro. Vediamo. Qua c'è sicuro un nemico. C'è sicuramente un ce la farò, eh. C'è sicuramente un camaleonte. No, stranamente no. Preso, bravissimi tutti e due. Ed eccoci qua. I fiori di fuoco. Bravo Gigi. Allora. Cacchio, speravo di riuscire a fare in tempo. Uno e due. Colpitelo. Uccidetelo. Fatelo a pezzi. Ok, calmi tutti. Andiamo con questo. Uno. Ok, non mi aspettavo questo esito. Neanche questo, speravo sinceramente di colpirlo. Uno. Andiamo allora. Ah, ho sbagliato il tempismo. 2 e 9. Stavo per dire 2 e 3. Parapaparampaparam. Qualcuno? Nessuno, peccato. Ci ho sperato al salire di livello. Comunque i bimbi sono arrivati al pari di Luigi a salire di livello. Quindi in questo momento, quando sale uno, salgono anche gli altri di conseguenza. Nezeko. Ecco, questo è un nemico strano. Questo è un nemico abbastanza curioso. Però spiegherebbe la sua presenza in Super Smash Bros. Questo nemico adesso. Perché le piante piragna possono muoversi anche con il tubo annesso. Ah, speravo di aver saltato abbastanza. Ecco fatto. Ma quanta vita hai? Comunque, ma Baby Mario ha preso un sacco di danno. Ecco fatto. Spiega la lore del perché c'è la pianta piragna in Super Smash adesso. Apparsa in questo gioco con le gambine. Aspetta. Ecco fatto. Puntiamo prima al fantasma. Cavolo. Ci avevo sperato. Ancora un colpettino in teoria. Ho saltato troppo presto. Uguale, ho fatto lo stesso errore due volte. Uno e due. Colpitelo. Perfetto. Bravo Gigi. Uno e due. Allora, qualche altro nemico che possiamo uccidere? Direi di no. Usiamo un funghetto su tutti quanti, così sono tutti curati. E proseguiamo. Vieni qua, tu fantasmino. Ok, speravo di colpirlo con Mario, non con Gigi, però... ehi, un risultato pur sempre un risultato. No, non... beh, andiamo. Non sono mai stato velocissimo in questa parte, purtroppo. Ho sempre avuto problemi ad andare veloce a tempo in questa modalità. Non ho visto tra l'altro se il fantasma è stato preso dei fiori, ma deduco di no, visto che abbiamo dovuto colpirlo così tante volte. Probabilmente perché levitando ha evitato tutti i colpi. Non ho fatto caso, però magari la soluzione è quella che ho appena detto, eh. Allora, laboratorio linfa. Mi sento debole. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ti stanno ciucciando via la vita. Non faccio mai in tempo, eh. Allora, proviamo ad andare a tempo. Forse quando... quando diventano luminosi faccio solo più danno. Non devo sbagliare di nuovo i tasti. Riuscirò a prendere il fantasma, eh? Uno e due.
Colpitelo! Uno e due. Param pam param pam param. Perfetto. 505 monete. Possiamo già prendere qualche strumento extra nel negozio volendo. Andiamo di qua. Ok, ok. Devo ricordarmi come si faceva questa parte ora. Non è nulla di difficile, devo solo ricordarmi io. Allora, prima di tutto entriamo qua dentro. Mario, da questa parte, per favore. Prima di tutto entriamo qua dentro, dicevo. Dobbiamo anche sconfiggere probabilmente le piante piragna. No, ci sono solo i camaleonti. No, usiamo i gusci, dai. Almeno per liberarci di uno di loro. Anche se il guscio non è la soluzione più adatta, visto che gli facciamo solo uno di danno. E io sono stupido che l'ho anche mancati. Non ho fatto in tempo. Questo qua. Perfetto. Ecco fatto, e uno è andato. Non so perché, ma mi sembra che le battaglie si stanno velocizzando. Non so perché, se ho fatto io qualcosa oppure è il gioco che ha un attimo preso ed è partito a Mach 4. Difesa. Va bene, un 3 non è male. Ho anche visto un 5. Ho visto un 5 che sicuramente schifo non mi faceva. E a Gigi gli facciamo. Yes! Che soddisfazione quando prendi il 4. È veramente soddisfacente. Allora, andiamo per ordine. 1. Puff. Poi. In realtà aspetta, facciamo, ecco, una cosa intelligente. 2. Vediamo. Ah, pianta piragna. Ecco fatto. Let's go. Usiamo il guscio. Anche se probabilmente gli faremo solo uno di danno. No, 3. Pensavo molto peggio. Anche perché la pianta piragna, a differenza dei camaleonti, ha un pochino di vita extra, diciamo. Altra palla di fuoco. E siamo a 3. Ce ne mancano solo 2. E lì c'è un'altra pianta piragna. Ecco fatto. Let's go. Di nuovo guscio? Ma sì, tanto ce li abbiamo. E più avanti nel gioco non li toccheremo mai più. Se non ricordo male, io mi ricordo un gameplay che avevo fatto in cui, vedi cosa succede a distrarsi, in cui veramente li compravo solo per sfizio. Ne avevo tipo 99, ma non mi servivano a nulla, non li usavo mai. Mai. Era proprio perché avevo talmente tante monete che potevo permettermi di buttarle a cacchio di cane. Veramente. Ecco qua. Altra palletta di fuoco. E il fuoco lì. Dispenser, dispenser, la torretta, la torretta. Ah, bei tempi quelli. Bei tempi. Vecchi old meme. YouTube Italia, made in Italy. Vediamo. Di qua c'è ancora un nemico? Probabilmente. Non ne sono sicuro, ma probabilmente c'è ancora qualcuno. Che tra l'altro, me ne sto accorgendo ora, ma era palese. Quando metti qua questo schermo, ovviamente si vede tutti i pixel. Quando lo guardi quello in alto, in realtà la risoluzione, vuoi che è più piccola e quindi sembra veramente lo schermo del DS originale, ma sembra tutto così nitido, tutto così pulito. Oh, Gesù. Andate, bimbi, tornate dagli adulti. Quindi, uno. Ottimo. Due. Tre. Quattro. Tra l'altro non ho mai provato e sinceramente non ho neanche intenzione di provare. Cosa succede se colpiamo adesso la palla di fuoco che non è
alla sua massima potenza. Non ho mai provato. E sinceramente neanche ci tenevo, visto che comunque per fare tutto il percorso ci deve mettere un attimo di tempo. Quindi sai com'è, meglio non sprecare tempo. Che tra l'altro, se vogliamo essere un attimo puntigliosi su questo punto, quello che abbiamo appena fatto, quello di dar fuoco agli alberi, potremmo aver dato... Va bene che non si è propagato, ma potremmo aver ucciso dei Toad che sono stati trasformati in alberi. Vorrei solo aggiungere questo punto io, niente più niente meno. Perfetto, siamo arrivati al laboratorio Linfa. Però noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.